Sì. Allora Gianni, io te lo dico, pronti, o peschi o fai il video, o ti porti un reporter. L'altra volta ho detto pronti via, poi dopo rientriamo. Il comandante Fabio Storelli e il resto dell'equipaggio dei pescatori. Ci sono pure io. Ci rivediamo tra qualche minuto. Due mostelle belle grosse, che una era 2,8 kg, l'altra era 1,6 kg. Adesso la sera facciamo anche le uscite sempre sui redditi per andare a tirare fuori i gronghi. Gronghi che vabbè ci sono anche da 1 kg, 2 kg, la media sono intorno ai 7 kg. Di fuori non è facile, non è facile per niente, perché si pesca a frizione totalmente chiusa. Ah sì? Sì, canne grosse, fili spessi, e lo devi stanare immediatamente fuori, perché se io sono fatto stessa lì da dentro non è... lo tieni fuori. Esatto. Moreno, vuoi dirci qualcosa di queste super catture qua? Guarda, potrei fare anche a meno, perché questi pesciolini rossi qui da mettere nell'acquario. Aia. E oggi l'avresti riempito l'acquario. Guarda, veramente. Io vorrei far notare però agli amici che vedranno questo video la maglia da gara del Giovanni. Del signor Giovanni Cidone, perché qui veramente... ci possiamo dire che siamo professionals, no professional. Cosa stai facendo Gianni? Sto mettendo su un'esca a base di sardina. Allora, tu sei uno che guarda tanti video, quindi vorrei che facessi un commento abbastanza tecnico, No, dai, io vai. Troppo tecnico no. La che cosa amo stai usando? Un amo dell'8. Sì. E l'hai sfilettata l'acciuga, sì, la sardina? Sì, viene sfilettata. Ma io vedo anche un luminous bait qui. Ovvio. Bravo. Luminous bait va usato perché serve, è un attraente per i pesci. E qui invece cosa bene. Stiamo facendo? Questo qua invece è sempre un amo dell'8, però col gamberetto. Usiamo le due opzioni. In maniera che se non guarda, guardali, no. Grandissimo, quello lì lo puoi tenere, perché quello è un pagello bastardo. Aspetta, fatti vedere, ti vogliamo vedere in presa diretta. La danza del pesce. Comunque ragazzi, siete sull'Alle di Martina. Siamo a Santa Margherita Ligure, lì si vede Portofino. Chi è? Fluorescente lì? Luminous Bait. Dico con la candela di Gesa. Ale! Guarda che pagello! Va che spettacolo! Va che spettacolo! Un bacino! Aia! Guarda che ha aperto anche la bocca, vedi! È una porca! Esatto, vedi! Bene, con questo lo puoi anche mangiare. Stefano, mi dica. Cosa mi racconti tu? Guarda in camera. Ci siamo fermati. Ti sei fermato? Cosa hai preso? Fa vedere. Bello pieno. Mamma mia ragazzi, che roba. Che bei pesci colorati. Dai. E io poca roba. Oggi ragazzi mi avete battuto. Comunque adesso passiamo. Questo è un pesce B. Qual è? Quello è un pesce B, esatto, buttare. Ale, via. Perché sulla Lady Martina i nostri amici fanno anche il catch and release. Allora, Gianni, io sono pronto. Regalami una gioia. Bene, adesso fammi arrivare sul fondo. Aspetta che hai messo su quello luminoso, devi fissare la lampadina. Aspetta un attimo. Esatto. Devi ancora accendere la lampadina, diglielo Gianni. Boh, siamo arrivati. Ottimo. E adesso, tac, la luce accesa. La luce accesa. Ho aumentato il peso perché 50 grammi erano pochi. La luce accesa. Sempre la luce accesa.
Me lo sento, eh? 3, 2, 1. Niente, ho sbagliato canna. Vedi? Te l'ho detto, 3, 2, 1, eccolo lì. Sbagliato canna, porco giù, è sempre lui, Moreno. Dai Moreno, dai Moreno. Sempre a pieno carico il Moreno, eh? Oh, ne metto su solo uno, ne messo solo uno adesso, eh. Ma il Sabichi ci dà anche se non lo inneschi. Non hai ancora capito. Ovviamente col Sabichi lì va bene per quella. Sabicando, sabicando. La metà dei pesci li lasciamo tutti andare. Cosa cazzo tieni su a fare? Taglia il filo, taglia il filo. In pericolo, taglia il filo. Intanto guardiamo sullo scandaglio, 59 metri e 6, anzi 58 e 1, vabbè, cambia sempre, c'è pesce. Eccolo che arriva un'altra carrettata di pesce. Porco Ale, mia. Questi si sono proprio incaprettati. Sì, uno si è fatto, mollato. Ha fatto il grappolo, ha fatto. Stacco. Sono tutti da lasciare, eh sì. Parte l'ultimo in fondo. E bravo Moreno. E come si dice a Milano, abbiamo lo Stefano. O il Stefano, come dicono là? Lo Stefano. Lo Stefano. Eccolo, alle prese, tra l'altro con la sua canna nuova della Daiva. Alle prese con la sua preda, eh. Ci vuoi dire qualcosa, un commento o qualcosa? Sei bello grosso. Molto bene. Te lo senti dietro? ha preso un pesce diverso! Canuta! Che culo, questo va pure la canuta. Quella è fuori misura. Quelli due sotto bisogna lasciarli andare perché... La tanuta no? La tanuta no, perché la tanuta a differenza degli altri è 7 cm. No. 7. Le tenute le sono viste prendere in televisione, oh. Ma no, che l'hai presa anche tu una delle prime volte. Questo non si sgancia neanche se piange in cinese. C'è un primo piano di questo pesce. Bene. Ta-na-na-na. Tante volte lì in campeggio vedo tirano sui branzini che sono così e li tengono lì. Lo so, purtroppo. Anche le oratelle. Le oratelle, che tra l'altro sono sotto misura, nel senso proprio. Sì, le oratelle, le oratine così. Signor Gianni, abbiamo sentito una sfrizionata prima. Sì, ma su due anni uno è scappato. Adesso sto tirando sull'altro. E l'altro si sta dando una mano a tirare sul piombo. Non è che da qualche testatina, ma roba piccola. Abbiamo la montatura nuova, Moreno? Sì. E abbiamo preso? Ah no, no, va. No, e vai! Tutte e due da lasciare! Ci è rimasto male Gianni! Ma cosa ci fanno gli occhiali a queste parti? Com'è Gianni? Qua. Guarda che testata, guarda che testata. Senti che sfrizionate, oh. Basta? Basta. No, no, no. Va, senti. Bella fare si ingrossa. Ragazzi, c'è un negozio che vende padelle dai 60 cm in su, se volete. Se no passiamo da tua moglie. Esatto, bravi. Direttamente. Siamo su un fondale di 60. Questo anche se un occhione lo tengo. Metti su YouTube. No! No, porca troia! Che bel sa, era un pagello! Bellissimo! Ma porco di quel cane! Che rogna, ragazzi! Che rogna! Oh, ci sono i tuoi amici che sono disperati. Sì, se la staranno ridendo, cazzo.
Gianni, la prossima volta. Abbi fiducia. Era bello Gianni.